Beh, abbiamo passato un momento difficile, ecco. Anche Nenè ha fatto, credo, se non sbaglio, gli stessi due gol in tre partite. L'importante, diciamo, è finalizzare il lavoro della squadra, perché spesso non vengono finalizzati come si deve. Però alla fine oggi, diciamo, abbiamo fatto gol, diciamo, tutti e due gli attaccanti e siamo riusciti ad avere tre punti. Quanto è importante per l'attacco far gol dopo che l'Ascoli vi ha tenuti imbrigliati per 90 minuti? È importante sempre, perché comunque finalizziamo, diciamo, il lavoro di un'intera squadra, no? Perché comunque, diciamo, noi fino all'area di rigore avversaria lavoriamo sempre bene, però oggi ci è andato, diciamo, bene. Ecco, cosa è cambiato rispetto a mercoledì? È cambiato, diciamo, l'approccio, perché comunque oggi era una questione di orgoglio, diciamo, perché abbiamo fatto veramente una brutta figura, eravamo i primi ad esserne consapevoli. Però oggi abbiamo dimostrato veramente che con l'atteggiamento e la cattiveria giusta possiamo giocarsela. Sì, sì, di fronte avete avuto anche un avversario diverso rispetto all'Ascoli. L'Ascoli, dopo il vantaggio iniziale, aveva fatto barricate, l'Avellino invece vi ha affrontato a viso aperto. Questo vi ha anche un po' aiutato? Il Bari gioca meglio quando ha un avversario che non si chiude tanto davanti? Sì, penso che sia facile per tutti giocare con le squadre che siano un po' aperte, perché giocare contro una squadra che si mette in 10 alla fine non è facile. Però comunque noi l'importante era reagire oggi, dopo la partita con l'Ascoli, e l'abbiamo fatto. Molto bella l'esultanza di tutta la squadra, panchina, staff, ai piedi del settore ospiti, ecco, questo è il messaggio, il Bari unito verso l'obiettivo. No, penso, non credo sia solo oggi, perché noi comunque quando facciamo gol sia in casa che fuori casa, penso che l'esultanza è sempre sotto, diciamo, sotto la curva dei nostri tifosi, perché comunque sono fatti una bella trasferta fin qua a sostenerci in tanti, e mi sembrava giusto. Avevi segnato anche l'anno scorso contro l'Avellino, ecco, quindi sentivi un po' aria di derby, visto che sei un ex Benevento. Diciamo, me l'hanno ricordato i miei amici l'anno scorso di Benevento, però si vede che è un campo che porta bene. Si è entrato all'88esimo, tre minuti dopo il gol, molto importante entrare con la testa giusta, perché si dice che spesso chi entra negli ultimi 2-3 minuti lo fa solo per la presenza. Sì, sapevamo l'importanza della partita, diciamo, più che entrare 2 o 3 minuti, perché comunque, diciamo, noi, come ho detto prima, era un questione d'orgoglio per noi oggi. Io alla fine mi è capitata un'occasione e, diciamo, mi è andata anche bene. Dediche particolari per questo gol? No, io lo dedico alla squadra, perché comunque noi non sembra, però siamo un gruppo molto unito, lavoriamo duramente, anche se a volte facciamo delle brutte figure e ci dispiace. Però penso che questo è un gol di squadra, dei tifosi che sono venuti da fuori, ecco, tutto lo staff. Sì, se il mister non si è scoperto, non ci ha detto per chi tiferà tra Parma e Palermo. Lei? No, assolutamente no. Io penso al Bari, abbiamo vinto e sabato ci aspetta una partita ancora più difficile. Quindi noi già da domani testa alla Salernitana. Chi vinca non è una cosa mia, ecco.